Carissimi amici, buongiorno dalla sede del Parlamento europeo a Bruxelles. Lunedì e martedì prossimi, il 7 e l'8 aprile, accoglierò proprio qui a Bruxelles una ottantina di amici del Nord-Est, amici che provengono dall'Emilia-Romagna, dal Veneto, dal Friuli e dal Trentino-Alto Adige, per visitare ufficialmente il Parlamento europeo e per condividere insieme a me delle riflessioni sul Parlamento europeo, su questa Unione europea e sul rapporto con un'Italia che oggi vive una situazione di grande sofferenza, dove il nostro Stato, che è uno Stato ricco, si sta trasformando in una popolazione povera. Questi amici sono assolutamente benvenuti, li accoglierò con tutto il calore, con tutta l'ospitalità di cui sono capace. Ho riscontrato in loro un grande desiderio di conoscere la realtà del Parlamento europeo. Ovviamente si vuole capire come è possibile che questa struttura, che dovrebbe rappresentare in modo autentico i popoli dei 28 Stati che aderiscono all'Unione Europea, è invece una realtà così distante dai cittadini, incapace di risolvere i problemi di fondo dei cittadini. Ovviamente il Parlamento europeo è solo uno degli anelli, probabilmente il più debole, di chi decide in questa Europa, e chi decide è principalmente la Commissione europea e il Consiglio dell'Unione europea. Li accoglierò a braccia aperte, sarà probabilmente l'ultima volta che avrò la possibilità di ospitare degli amici nel Parlamento europeo. Siamo oramai quasi alla fine di questa legislatura, si voterà il 25 di maggio, ma sarà una bella occasione per stringere la mano, per abbracciare degli amici che provengono dal Nord-Est e far loro conoscere una realtà che ci auguriamo tutti possa diventare totalmente in sintonia con il cittadino, con le aspirazioni del cittadino e cessare di essere in una realtà che è invece molto distante e incapace di risolvere i problemi di fondo che ciascun italiano oggi ha.